cambiato il governo, però le leggi sono rimaste le stesse. E l'atteggiamento anche nei confronti di queste leggi non sembra cambiato, tanto che appunto ieri è stato annunciato che, ad esempio, tra le norme del pacchetto sicurezza, norme finanziarie, si prevede un aumento da 80 a 200 euro della quota che ogni immigrato regolare deve versare per vedersi rinnovato il permesso di soggiorno. Quindi quasi una triplica, si triplica il tributo per un diritto, quindi, perché uno certifica soltanto quello a cui ha diritto. Durante la conferenza stampa di fine anno del presidente Monti, 2 ore e 38 di incontro complessivo, ci sono state un sacco di domande, però sempre sui temi economici, finanziari, qualcosa dell'Italia. L'unica domanda che mi ha colpito è stata quella del giornalista della radio tedesca, che gli ha chiesto: mi scuso se cambio argomento, come se ci dovesse essere un argomento unico per un nuovo governo, per una fine d'anno così significativa. E Stefan Tröndle, della radio tedesca, ha chiesto: ci si sta preparando a rinnovare il trattato di amicizia con la Libia. Quali saranno i contenuti di questo trattato? Verrà rinnovato anche tutto quell'ambito che prevede i respingimenti in mare e la detenzione in carceri libiche di persone non gradite in Europa? Il secondo punto, Lampedusa resterà porto non sicuro, come è stata dichiarata a fine settembre, misura per la quale hanno protestato, al di là di molte ONG, anche Medici Senza Frontiere, che hanno lanciato anche un appello proprio a Monti stesso, e una delegazione di parlamentari europei. Una misura che implica che qualsiasi nave in condizioni di emergenza al largo di Lampedusa non possa sbarcare più a Lampedusa perché il porto è più sicuro, quindi devono fare 120 miglia marine in più, andare ad Agrigento oppure altri giri. Quindi una misura che blocca gli sbarchi, appunto, se un sentiero di montagna è chiuso e non ci passa nessuno, lo stesso principio. Ebbene, il presidente Monti ha ringraziato il giornalista tedesco di avergli fatto questa domanda, perché apriva scenari anche di politica internazionale e dimostrava che il governo è tecnico ma non si occupa soltanto di economia. E ha detto che sul trattato con la Libia non potrà dire nulla fino al 21 gennaio, quando lui stesso andrà a Tripoli a parlarne con il primo ministro del governo provvisorio libico. Quindi silenzio stampa. Il silenzio nemmeno senza giustificarlo su Lampedusa. Quindi ci sono degli argomenti che diventano emergenza soltanto quando si decide che siano un'emergenza, perché invece il destino di queste 25.000 persone che sono in Italia e che da un giorno all'altro si vedono negare la domanda di asilo è emergenza per loro, per tutte le associazioni che le seguono e le accompagnano, concorsi in italiano, attività varie, integrazioni, e anche per quelli che vedono l'emergenza soltanto come questione di ordine pubblico, perché 25.000 clandestini che non hanno diritto e quindi diventano anche preda dei circuiti della criminalità che almeno li fanno sopravvivere, sono un'emergenza. Perché passano di moda certi argomenti? Perché la politica non ascolta abbastanza? Lei poi ha parlato anche del ministro Riccardi, certo è un nuovo ministero che ha conglobato la direzione generale della cooperazione internazionale, no? Scorporando una branca del Ministero degli Esteri, però è senza portafoglio. Quindi finché queste questioni resteranno patrimonio del Ministero degli Interni come situazione di sicurezza, del Ministero degli Esteri come rapporti commerciali, perché appunto all'indomani della conferenza stampa di questa domanda non vi era traccia nemmeno sulla stampa. C'era un bel articolone invece sul rischio che il nuovo trattato con la Libia possa non soddisfare l'ENI per il petrolio. Questo era l'interesse dei giornalisti italiani. E poi allora, non è mai importante come domanda, mi stuzzica anche perché io ce l'ho un po' col governo Monti, perché chiaramente siamo in mano alle banche e ai banchieri e non si è fatto che parlare di finanza. Guardate che lo sbaglio l'abbiamo fatto nel 2008,
l'ho detto allora, mi tenevano un pazzo che dicevo queste cose. Abbiamo sbagliato a salvare le banche. Adesso le banche ci tengono prigionieri. E noi pagheremo, e pagheremo caro questa roba, guardate, la pagheremo con i nostri beni comuni, con i servizi pubblici, con tutto il resto. Non c'è via. E ci dispiglieranno questi soldi. Ecco per me la gravità di questa situazione in cui ci troviamo. Guardate che dobbiamo ragionare. Fra l'altro io vorrei sapere il debito, questi 1.900 miliardi di euro del debito italiano su cui paghiamo 80 miliardi di interesse. Io sono un missionario e volevo ricordare una cosa. Quando noi anni 90 dicevamo, parlo di noi missionari, dicevamo che era immorale pagare il debito, ve lo ricordate? Perché non applicate la stessa cosa a voi? Il vostro debito, il nostro debito italiano, è giusto? Penso che una delle cose da chiedere è una commissione che indaghi come sono stati spesi questi soldi. Perché questo debito di 1.900 miliardi? Guardate, nel sud del mondo, cito uno dei migliori economisti, guardate, io non sono un economista, ma leggo parecchio, ma cito Norina Hertz, uno dei migliori economisti di Cambridge, Inghilterra, che ha scritto questo bellissimo libro, tradotto in italiano, Un pianeta in debito, dove dice che lei, nei suoi studi, me lo sono letto, è veramente interessante questo libro, il 90% del debito del sud del mondo, che negli anni 90 si aggirava sui 2.500 miliardi di euro, il debito del sud del mondo, il 90% era ingiusto, cioè fatto da dittature, fatto per armi, fatto per guerre, fatto per tutta una serie di, al 90%. Io ricordo ancora le parole per me meravigliose del presidente della Tanzania, morto poverissimo, c'è in atto il processo di beatificazione, mi auguro che lo faccia, che lo merita, morto povero come nato povero, e mi ricordo ancora con le mie orecchie, quando a Nairobi nell'88, proprio pochi anni prima di morire, lui ha detto: per noi paesi impoveriti è immorale pagare il debito, perché chi è che lo paga? Pagherà la povera gente, mancanza di ospedali, scuole, lo paga la vita. Guardate che è la stessa cosa che viene per noi, non prendiamoci giù su questa stessa identica cosa. Quindi ecco perché io un po'... È chiaro che rimaniamo con le stesse leggi del governo di prima, che sappiamo che cosa ha combinato e grazie di leggi ci ha dato su tutta una serie di cose, e quindi ha quel problema di lavorare seriamente proprio per fare un salto di qualità. E mi riferisco al fatto che oggi appariva che una delle maniere per ottenere un po' di soldi, se noi risaniamo gli immigrati in mezzo a noi con 200 euro cada uno, otterremo 5 miliardi di euro. Ma cavoli, ma si può ancora andare a speculare sulla pelle di questa gente che abbiamo già ridotto all'osso con secoli, fra colonialismo, schiavismo, colonialismo, imperialismo di tutti i tipi, pensate all'Africa, che cosa è stata e che cos'è. Ma è possibile che dobbiamo ancora guadagnarci su di loro invece di condividere quello che abbiamo? Allora capite che qui dobbiamo fare dei salti, non solo a livello personale. A livello personale penso che tantissimi trentini ce l'hanno questo senso di ospitalità e di condivisione, ma questo deve diventare strutturale, è una questione politica, è una questione economica, è una questione... Ecco perché davvero c'è bisogno qui di un salto di qualità. Viviamo in un unico mondo, ma è possibile che Monti, nel famoso discorso al Senato, abbia parlato per 30 volte di sviluppo, di crescita, e mai una volta di ambiente? Ma viviamo in un mondo, guardate, che gli scienziati ci danno una cinquantina d'anni per salvarci, una cinquantina d'anni
stiamo andando al tracollo, il pianeta non ci sopporta più. Dobbiamo cominciare a ragionare, a ripensare tutto. Ecco perché io sono profondamente convinto che ci vuole un grande sacco, una rivoluzione culturale che deve nascere in mezzo a noi. Se non c'è questo, guardate, siamo destinati a spranarci vicendevolmente e siamo destinati al fatto che il pianeta non ci sopporta più. Tra l'altro, permettetemi, perché è una cosa che in questi giorni volevo scrivere qualcosa, ma non ce l'ho fatta. Ho appena letto un testo che ho chiesto dagli Stati Uniti, mi è stato mandato, di un teologo australiano cattolico, Paul Collins, Judgment Day, giorno del giudizio. E sentite come parte questo teologo con questo libro. Dice così, dice, ve lo traduco, dice: nel mio punto, nonostante la nostra incapacità di vedere il futuro in dettaglio, il mio punto di vista è che tutti coloro di noi le cui vite vanno dalla seconda guerra mondiale ad oggi saranno tra le generazioni più disprezzate e maledette di tutta la storia umana. La ragione per cui saremo così odiati dai nostri nipoti e pronipoti, da tutti quelli che verranno, è molto semplice. Mai prima d'ora esseri umani hanno talmente sfruttato, danneggiato, degradato il pianeta Terra al punto che l'abbiamo fatto noi. Cioè, ecco perché qui si tratta davvero di incominciare a capire che abbiamo un unico pianeta, che tutti gli uomini siamo 7 miliardi, fine del secolo saremo un minimo 9 miliardi, se non 10 miliardi, e che ognuno ha diritto a vivere col, chiamiamolo pure, col minimo indispensabile per sentirsi davvero pienamente uomo e pienamente donna. Quindi dobbiamo fare il calcolo con tutto questo, con un pianeta che è limitato. Noi ci sentiamo Dio e abbiamo pensato che possiamo fare lo sviluppo è all'infinito, ma non c'è nulla all'infinito, siamo limitati. Per cui a colla deve nascere qua dentro le nostre testoline, i nostri cuori, un salto di qualità, prima di tutto umano, nel sentire che tutti noi siamo uguali e che tutti hanno dei diritti, nascendo nella razza umana, che sono pari diritti per tutti. Questo è il punto fondamentale. Secondo, dobbiamo ricordarci che il pianeta è limitato e che se andiamo avanti così abbiamo una cinquantina d'anni massimo per salvarci. Ho fatto la veglia di Capodanno, quest'anno era 44-1, quando abbiamo incominciato a farla era 50 anni, siamo già a 44-1 entrando nel 2012. Questo sono i ragionamenti, per cui il mio appello, io al di là dell'appello concreto per questi profughi, si inserisce in tutto questo problematica, direi, globale dell'Italia oggi, dal razzismo, eccetera, delle leggi razziste che abbiamo, che dobbiamo cambiare. Ma se già riuscissimo a spuntarla su questi profughi che sono arrivati con un permesso di soggiorno di un anno, sarebbe già un primo passo che ci potrebbe aiutare a riflettere su tutto il resto. Grazie a voi.